Amen, gloria a Dio. Vogliamo leggere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quanto si trova scritto nel libro, nel Vangelo, scusate, di Luca, capitolo 16 dal verso 19. Leggiamo quanto segue. Ora v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, e ogni giorno godeva splendidamente. V'era anche un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui, pieno di ulcere, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulcere. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei tormenti, alzato gli occhi, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. E Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltretutto questo fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, e quelli che vogliono passare da noi altrettanto non possono. Ed egli disse: Ti prego dunque, o Padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo. Ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Amen. Fino qui la lettura del Sacro Evangelo. Vogliamo dire che la prima cosa che diremo è che chi sta parlando qui in Matteo 16, 19, 31, altri non è che Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, Dio stesso. E Gesù Cristo è venuto qui sulla terra per rivelarci la verità, per rivelarci le cose nascoste nel regno di Dio, nel regno dell'aldilà, ciò che succede e ciò che non succede. Egli non è venuto qui sulla terra per raccontare delle storielle o delle cose così, tanto per dire qualche cosa, o magari dire delle cose asserendo: Beh, sai, io ti dico questo, però poi alla fine non sono certo se le cose stanno proprio così. Assolutamente no, tutto questo è falso. In Giovanni 14, nel verso 6, Gesù è chiamato la via, la verità e la vita. Egli è la verità e non racconta favole. Il suo parlare non è un parlare incerto o fantasioso o dubbioso, ma è un parlare vero, egli è il sì e l'amen, il così sia, benedetto è il nome del Signore. Ora qui, in ciò che abbiamo letto, ci viene illustrato alla perfezione ciò che avviene dopo la morte, né più e né meno. Detto questo, vogliamo dire che il popolo ebreo ha una grandissima importanza per quanto attiene molte rivelazioni delle verità bibliche. Ora qui in Italia si parla poco di alcune cose, tra cui appunto una di quella che tratteremo in questa seduta. Benedetto è il nome del Signore. E ciò che in questa seduta riveleremo no, non è altro che ciò che avviene dopo la morte. Benedetto è il nome del Signore che è stato a priori rivelato ormai da moltissimo tempo. Sono migliaia di anni che queste cose si trovano scritte e sparse in tutta la Bibbia, ma ripeto, se ne parla poco. Benedetto è il nome del Signore. Una delle cose importanti che possiamo notare, leggendo appunto il passo che abbiamo letto, è che dopo la morte non finisce tutto, anzi, vi è un proseguo. Nel Salmo 90, nel verso 10, è scritto che l'uomo vive 70 anni, massimo 80,
Oggi forse la vita si è un pochino più allungata, può vivere altri 7-8 anni, 10 anni. Benedetto è il nome del Signore, ma comunque normalmente il margine di età è intorno agli 80 anni. Dopodiché entrerà nell'eternità. Benedetto è il nome del Signore, si tratta di stabilire in quale eternità entrerà, se l'eternità di Dio o nell'eternità senza Dio. Ora, ognuno di noi è convinto che domani mattina si alzerà. Eh già, ma nessuno dirà, ti pare che io domani mattina non mi alzo? Dai, insomma, proprio a me. Sapete perché accade questo? Questo accade per colpa di qualcosa, cioè del peccato. Il peccato ci ha accecati la mente, ci ha ottenebrati l'intelletto spirituale e ci fa credere che domani, dopodomani, dopodomani e dopodomani ancora continueremo tranquillissimamente a svegliarci. Quando in verità così non è. L'unica certezza che abbiamo è l'adesso, l'ora, questo momento. Io ti auguro che tu possa vivere quanto voglia tu vivere. Non lo so, quanto vuoi vivere? 200 anni? Guarda, io ti auguro di viverne 300, adesso enfatizzo. Ma sappi una cosa, che presto o tardi tutti noi dovremo partire da questa terra e da questo mondo. Esso è effimero, la nostra vita è un soffio. Ora, l'unica cosa che invece possiamo star certi non è che domani e dopodomani ancora ci continueremo ad alzare, ma l'unica cosa che possiamo star certi, l'unica certezza che abbiamo, è che domani ci alzeremo, faremo e diremo solo se Dio vorrà. Solo Lui è colui che decide. La nostra vita non ci appartiene. Io vorrei raccontarvi una storia che è da molti punti di vista un po' triste, ma è una storia che ci farà scuola. Benedetto è il nome del Signore. È una storia vera. C'era un ragazzo che molti anni fa ragionava in questa maniera: quando io sarò sul punto di morire, io pregherò il Signore che mi perdoni di tutti i miei peccati, e in quel momento io morirò e me ne andrò nel paradiso con il Signore. Ora, c'era un problema: che questo ragazzo ragionava così perché viveva una vita completamente lontana dai sani principi dell'Evangelo. Esso credeva in Dio, andava in chiesa, frequentava la chiesa, era convinto, credeva in Dio con tutto il suo cuore, ma quando usciva fuori dalla chiesa, ahimè, il mondo lo abbracciava e faceva tutto ciò che il Dio condanna nella sua parola. Ora, questo ragazzo ero io, benedetto il nome del Signore. Lo dico a mia vergogna, ero un adolescente, andavo in chiesa, ero molto giovane, cominciai a frequentare la chiesa fin dalla mia tenera età, 13 anni avevo circa, e credevo con tutto il mio cuore, ma non avevo fatto nessuna esperienza con il Signore. Ora, questo non che mi giustificasse, esso non giustifica nessuno. Ora però, questa è la mia storia, così com'è ve la racconto. E allora sapevo che Dio esisteva, sapevo che Dio puniva e sapevo che c'era un'eternità con o senza Dio, ma era più forte di me. Non riuscivo proprio a non abbracciare il peccato, era più forte di me, gli correvo dietro e così vivevo. E poiché conducevo un tipo di vita molto spericolata, spesso mi sono trovato ad affrontare la morte, a passare vicino alla morte per molte cose. Vuoi perché qualche volta mi trovavo dietro a una moto e questa ad altissima velocità piegava in curva e io mi trovavo veramente vicino all'asfalto. E allora in quel momento dicevo: Signore, se in questo momento io muoio, ti prego, perdonami i miei peccati. A posto, sto a posto, dicevo io. E no, ma la Bibbia dice un'altra cosa e adesso lo vedremo. E così vivevo la mia esistenza. Che triste esistenza. Oggi ringrazio Dio che mi ha salvaguardato e ha fatto sì che io non morissi, perché se sarei morto in quel momento, a quest'ora, io sarei stato insieme al ricco nell'inferno. Benedetto sia il nome del Signore che ha avuto pietà di me. Ora, far quello che facevo io,
cioè nel momento prima di morire, dire: Signore, se muoio, perdonami. Sapete come si chiama? Si chiama scongiuro. Eh sì. Oggi ci sono milioni di persone che vivono alla stessa maniera come vivevo io. Eh sì. Lanciano lo scongiuro. Non si tratta di un pentimento, di un ravvedimento, di un'azione basata sulla fede. No. Si tratta semplicemente di uno scongiuro, cioè lanciare la frase affinché il male venga allontanato. Ora è molto triste se questo si fa nei confronti di Dio e nei confronti della propria salvezza eterna. Ma la Bibbia, cosa dice a tal riguardo? Vogliamo ascoltare un attimino invece quello che dice la parola di Dio? Benedetto è il nome del Signore. Ci sono almeno tre motivi per il quale la scrittura condanna questa pratica e dice che questa pratica è inaccettabile. Ora però vorrei dire qualche cosa. Magari qualcuno adesso si sta facendo una domanda: scusa, ma tu vuoi dire che se qualcuno sul punto di morte, nel letto della morte, viene un prete, un pastore, qualsiasi persona a fargli la cosiddetta benedizione, e colui si pente di tutti i suoi peccati, e colui accetta Cristo come personale salvatore, insomma tante cose, o dice tante frasi, o fa questo e quest'altro rito, sarà salvato o non sarà salvato? Bene, probabilmente potrebbe tranquillissimamente, in punto di morte, facendo tutte queste cose, comunque non essere salvato, assolutamente. Ma perché dici questo? Bene, vogliamo esaminare la scrittura, invece, cosa dice a tal riguardo, e i motivi sono almeno tre, ne sarebbero molti di più, ma ne citerò solamente tre. Il primo si trova in Marco 16, Marco 16, verso 16, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Marco 16, 16, vi prego di accompagnarvi con le vostre Bibbie, benedetto è il nome del Signore. Marco 16, 16 dice: chi avrà creduto sarà salvato. Eh sì, e chi crede, ovviamente, si ravvede. E chi si ravvede si converte e cambia la vita. Ora, uno che sta sul letto della morte e lancia lo scongiuro e non crede con tutto il cuore, ma altro non è che un semplice scongiuro, perché ha paura di quello che andrà a incontrare, ha paura, e in quel momento è la paura che lo fa parlare, non che la paura in fondo può anche essere uno strumento di Dio per far sì che le persone si ravvedano, questo siamo d'accordissimo, ma in quel momento la persona lancia non la parola di fede, la parola di pentimento, la parola invece lancia la parola di scongiuro, mossa dalla paura. E altro non è che paura, è semplicemente come dire: faccio lo scongiuro e sto a posto. Questo non salverà nessuno, perché ciò che salva è la fede, e la fede provoca un ravvedimento, una conversione e un cambio di vita. Anche se tu morirai in quel momento, ma ti ravvedi veramente, ti penti veramente, con tutto il tuo cuore, certamente sarai salvato. Ma se non fai questo, se altro non fai è un dire una frase di scongiuro, di cacciare via il male, una frase magica, come dire. Il mondo presenta queste cose, ma la Bibbia non presenta magia. La Bibbia presenta fede, grazia e ravvedimento. Benedetto è il nome del Signore. La magia ha a che fare con le cose del mondo e della stregoneria. La Bibbia è tutta un'altra cosa. Benedetto è il nome del Signore. Qualcuno mi chiederà: ma allora come fai a sapere se quel qualcuno sul letto della propria morte ha lanciato lo scongiuro oppure si è veramente pentito? E la risposta è molto semplice: non lo sai. Ma Cristo sì. Egli legge il cuore, benedetto il nome del Signore. Egli legge le menti. Egli conosce ogni cosa e nulla gli è nascosto. Egli sa esattamente quello che è successo nel tuo cuore in quel momento che tu hai parlato. Egli sa
se si tratta di uno scongiuro o se si tratta veramente di un ravvedimento basato sulla fede. E veramente in quel momento sei pronto a pentirti e a cambiare vita, anche se continuassi a vivere. E in questo abbiamo un grandissimo esempio. Abbiamo l'esempio del ladrone sulla croce, che in maniera buffa viene denominato il buon ladrone. Il buon ladrone, perdonatemi, a casa mia significa uno che è bravo a rubare. Uno che ruba non può essere buono. Diciamo che è il ladrone pentito. Questo sì. Va bene, e allora abbiamo questo uomo che era un ladrone e veramente si rivolse al Signore e aprì la bocca e non lanciò uno scongiuro, no, non pronunciò una frase magica, no, egli veramente credette, mosso dalla fede, egli veramente si pentì di quello che aveva fatto. E se quel ladrone fosse sceso dalla croce in quanto liberato dal Signore e sanato, egli veramente avrebbe cambiato vita, perché aveva arreso la sua vita, il suo cuore ai piedi del Signore per la fede una volta insegnata. Egli si pentì e fu salvato. E qualcuno chiederà: come fai a saperlo? Lo ha detto Cristo, oggi tu stesso sarai con me in paradiso. Ecco qui la differenza tra la parola tirata così tanto per dire sul letto della propria morte, lo scongiuro, chiamalo come vuoi, oppure veramente il pentimento che nasce da un cuore pentito, rinnovato, un cuore nuovo, disposto a cambiare vita. Questo è il primo punto, benedetto il nome del Signore. Ora però c'è un altro punto, del perché non bisogna aspettare fino all'ultimo momento per avvedersi. Magari sul punto di morte qualcuno pensa: quando starò per morire allora dirò Dio perdonami. No, stiamo vedendo i punti che questo non è possibile, o potrebbe benissimamente non essere possibile. Il secondo punto si trova in Matteo 12 al verso 34. Leggiamo che dall'abbondanza del cuore esce dalla bocca quello che ivi si trova. Quindi dalla tua bocca uscirà quello che abbonda nel tuo cuore. Ora immaginate una persona che pensa in questa maniera: quando sarò per morire, allora chiederò perdono al Signore e me ne andrò in paradiso per l'eternità. Sì, sì. Immaginate questa persona che vive questa vita, questo pensiero, così come la vivevo io quando ero solo un adolescente. Poi per la grazia di Dio, grazie a Dio, a 24 anni ho arreso la mia vita, il mio cuore a Cristo, e da allora non sono più lo stesso. Benedetto sia quel giorno. Ora immaginate una persona del genere con il cuore pieno di tutto meno che delle cose di Dio. Di tutto meno che delle cose di Dio. E abbiamo letto in Matteo 12:34 che dal cuore, dall'abbondanza del cuore, esce dalla bocca quello che lì si trova. E immaginate che questa persona attraversa la strada, e immaginate anche che la facciamo tragica, tanto tutti dobbiamo morire, immaginiamo un tipo di morte. Immaginate che in quel momento sta passando un camion, un grande camion, improvvisamente costui si gira, vede questo camion che gli viene addosso e dall'abbondanza del cuore esce dalla bocca quello che c'è nel cuore. E costui, un bestemmiatore, un bugiardo, un ladro, una persona invidiosa, piena di inimicizie, di ire, di contese. Cosa uscirà dalla bocca di quel tale all'improvviso? Oh Dio, perdona i miei peccati? No. È scritto in Matteo 12:34, lo ripetiamo in continuazione: dall'abbondanza del cuore esce dalla bocca quello che si trova nel cuore. Usciranno parole ingiuriose, parole di disapprovazione espresse in maniera poco rispettosa, e molte volte usciranno anche bestemmie. Quanti sono morti all'improvviso bestemmiando il nome del Signore? Perché dall'abbondanza del cuore esce dalla bocca quello che vi si trova. Benedetto il nome del Signore. Questo è il secondo punto, perché non bisogna aspettare fino all'ultimo per dire: Signore perdonami.
E il terzo punto è che tu non sai come morirai. Eh sì, e anche qui purtroppo ho fatto una esperienza personale, ma qui grazie a Dio ero già un cristiano, benedetto il nome del Signore, ero una persona di fede, amavo Dio, lodavo Dio, benedicevo Dio, servivo Dio, anche se ero un ragazzo, avevo poco più di 24 anni. E ho fatto una esperienza molto particolare che mi ha segnato il ricordo e non potrò mai più dimenticarmela. Ora mi svegliai nel cuore della notte con dei dolori, questo mi è successo due volte, con dei dolori veramente atroci, inspiegabili. Erano dei dolori che io non avevo mai provato nella mia vita e ho capito che non ce l'avrei fatta, che non sarei arrivato all'indomani. E ho capito fin qui arrivo, basta, domani non ci sono più, me ne vado col Signore. Ora, la cosa che mi ha lasciato veramente sbigottito è che non solo non sono riuscito a dire con la bocca Gesù aiutami, pensate, con la bocca non ci sono riuscito, ma la cosa che mi ha lasciato perplesso, questi dolori erano talmente incredibili che non sono riuscito a dire con la mente Gesù aiutami. La mia mente non riusciva a pensare. Incredibile. Una cosa del genere non sapevo neanche esistesse o si potesse verificare in un individuo. La mente, che ci vuole a fare un pensiero? Era talmente forte il dolore che la mia mente era completamente bloccata. Incredibile. Poi invece, grazie a Dio, piano piano ha cominciato a scemare e dopo un buon 20 minuti ho potuto pensare e allora ho cominciato a pensare: Dio aiutami in questo momento, benedetto il nome del Signore. A tutti coloro che pensano quando starò per morire allora chiederò perdono, attenzione, perché tu non conosci il tuo domani. Tu che dici, quando sarà il momento, invocherò il Signore prima di morire. Quando sarò vecchio, allora andrò in chiesa. Quando sarò vecchio, allora andrò in chiesa. Tradotto significa mai. Oggi è il giorno della salvezza. Non è forse scritto? Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Benedetto il nome del Signore. Attenzione a giocare con queste cose. Dopo la morte, scritto in Ebrei 9:27, vi è il giudizio. Benedetto è il nome del Signore. In Germania, non solo in Germania, ma anche negli Stati Uniti e in molte altre parti sono state fatte migliaia di esperimenti dove persone erano decedute, completamente morte, e erano stati spenti anche i macchinari. Erano state date per spacciate, ma a distanza di chi 2 minuti, chi 5 minuti, chi mezz'ora, non si sa per quale motivo, da un punto di vista umano ovviamente, sono tornate in vita. E tutte quante queste migliaia di persone hanno testimoniato che hanno visto o sentito qualche cosa. Molte di queste sono anche uscite dal corpo e hanno girovagato nella stanza o nelle stanze limitrofe. Altri hanno visto luci, altri hanno sentito la voce di Dio, altri sono stati assaliti da creature spaventose. Insomma, ci sono migliaia di testimonianze a tal proposito e vengono fatti anche degli esperimenti da dottori di vario genere, che tra l'altro sono anche atei. E tutti costoro, pur essendo atei, dicono: dopo la vita c'è qualche cosa. Stiamo parlando di non cristiani e di non credenti. Incredibile. Puoi anche non credere a tutte queste cose, ma tutte queste cose esistono, a prescindere se ci si creda o se non ci si crede. Tornando al nostro passo di Luca 16, abbiamo appunto questi due uomini. Essi finiscono il loro pellegrinaggio, benedetto il nome del Signore, e ciascuno di loro va alla sua destinazione eterna. L'uno all'inferno, l'altro nel seno di Abramo, come veniva chiamato allora. Infatti all'epoca
prima, diciamo, prima della morte e della risurrezione di Cristo, questi due luoghi erano uniti, poi verranno separati dopo appunto la risurrezione del Messia. Cristo si è portato via quelli che si trovavano nel seno di Abramo, e al giorno di oggi rimane l'inferno da solo. Benedetto è il nome del Signore. Ma dove è l'inferno? E qualcuno dirà, chi se ne importa? Beh sì, è vero. Puoi tranquillamente pensarla anche così. Non è un problema non essere interessati in dov'è l'inferno. Il problema può diventarlo se non credi nell'inferno o se non ti preoccupi di non andare. Quello significa intaccare il fondamento. Ora però, l'inferno c'è e la Bibbia non lo cela e la Bibbia ne parla. E Gesù ha parlato dell'inferno e ha parlato più dell'inferno che del paradiso, già. E tutta la scrittura parla dell'inferno e ci dice anche dove si trova. Sì, e poi diremo anche perché si trova lì, in quel posto. Ora però, prima di entrare nella materia da un punto di vista teologico, biblico, vogliamo parlare utilizzando invece una materia che con la teologia nulla ha a che fare, e si tratta della geologia. Cos'è la geologia? La geologia è la scienza che ha per oggetto lo studio e la descrizione della conformazione della Terra, nonché la sua formazione e le sue modifiche, la sua modificazione, i suoi cambiamenti. Benedetto è il nome del Signore. Essa ha fatto molti studi, molti esperimenti, e ha potuto constatare diverse verità che, per quanto attiene ciò che stiamo trattando, ci interessa moltissimo. Infatti essa dice che la Terra è sezionata in placche tettoniche, che è fatta come una cipolla, tipo a scaglie. E dice anche che la Terra è trina, questa trinità sta un po' dappertutto, anche in natura. E quindi abbiamo la prima parte che si chiama crosta, la seconda parte si chiama manto, il quale è diviso in inferiore e superiore, e poi abbiamo la terza parte che altro non è, il nucleo. Il nucleo, dice la geologia e molti scientifici, dice che è completamente buco, è vuoto, è un contenitore, può contenere, pensate. Ora, in tutto questo c'è da aggiungere che vi è un calore incredibile. Pensate che, dicono gli scienziati che sono riusciti, qui stiamo proprio parlando di cose che esulano dalla teologia, quindi da cose materiali, studi materiali fatti da scientifici che neanche sono cristiani, E dice che, secondo gli studi che hanno fatto, che vi è un calore incredibile e sono riusciti anche a misurarlo, pensate. E il calore, secondo i loro dati, è di 11.000 gradi. Bene. Ora noi ci poniamo una domanda: ma da dove viene questo calore? Ora ci sono gli scienziati si dividono, adesso utilizzo un linguaggio informale, comunque ci sono gli scienziati che vengono denominati scienziati creazionisti e altri invece studiosi o scienziati non creazionisti. Allora, i non creazionisti dicono che la Terra ha milioni di anni, i creazionisti dicono il contrario, no, c'ha migliaia di anni. Tra l'altro, studiando anche la Bibbia e quant'altro, si rivela in essa che la Terra ha migliaia di anni. Ora però, diciamo che noi in questo contesto ci fa anche comodo assecondare invece gli scienziati non creazionisti che dicono che la Terra ha milioni di anni, perché allora gli facciamo una domanda: ma come mai, se la Terra ha milioni di anni, nel suo nucleo c'è questa temperatura incandescente che non si spegne mai? Da dove prende forza questo calore? Da dove si rinnova quando non c'è un'altra fonte che possa darle nuovo vigore? E allora io penso che qui c'entra molto il divino, qualcosa che esula dal normale, che viene dall'aldilà. Bene, è una piccola parentesi che ho voluto apportare, liberi di accettarla o di non accettarla, la lancio lì, poi ognuno farà
quello che vuole troverà le sue risposte. Se vogliamo rispondere a qualche cosa, non mancheranno mai i modi per farlo, anche per andargli contro. Però io lo lascio lì, all'ascoltatore. Ora invece la Bibbia che cosa dice a tal riguardo? Sul soggiorno dei morti, il cosiddetto Sheol. Alleluia. Leggiamo in Giobbe 28, al verso 5, che nelle sue viscere, la terra, nelle sue viscere, è sconvolta come un fuoco. Giobbe 28, 5. Giobbe aveva ricevuto per rivelazione che nell'interno della terra c'è del fuoco, benedetto, ed è sconvolta da questo fuoco. Ma chi? Chi gli ha rivelato questo a Giobbe? All'epoca, guardate che Giobbe è contemporaneo di Abramo, e si dice che comunque se non si conobbero, comunque sentirono parlare l'uno dell'altro, perché stiamo intorno al 1900 avanti Cristo. Giobbe è anche considerato il libro più antico veterotestamentario, quindi di tutta quanta la Bibbia. Ora, da dove tira fuori queste rivelazioni e queste verità Giobbe? Ma guardate, gli ebrei che verranno dopo con Abramo, eccetera, gli ebrei hanno sempre saputo, detto, constatato che al centro della terra vi è un luogo, e questo luogo è denominato Sheol, cioè soggiorno dei morti. Esso nell'antichità, prima della morte e della risurrezione di Cristo, era diviso in due: una parte dove vi erano i buoni, denominato il seno di Abramo, questa è storia, e un'altra parte era denominata appunto inferno, benedetto il nome del Signore. E fu di questo luogo che il Cristo parlò in Luca 16:19, benedetto il nome del Signore. Vogliamo leggere a tal proposito cosa dice la Bibbia di questa postazione, di questa ubicazione. Vogliamo leggere Proverbi 15:24, lo vado a cercare nella Bibbia, Proverbi 15:24. Alleluia, gloria a Dio. Proverbi 15:24 dice: per l'uomo sagace la via della vita mena in alto e gli fa evitare il soggiorno dei morti in basso. Ecco qui che c'è un soggiorno dei morti che si trova in basso. In Numeri 16:30 leggiamo invece quanto segue. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, Numeri 16, benedetto il nome del Signore, Numeri 16, verso 30. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e l'ingoia, con tutto quello che appartiene loro, e essi scendono vivi nel soggiorno dei morti. Qui c'è la ribellione di Core. Ed ecco qui che Mosè dice, in base appunto a questo Core che si era ribellato, lui, tutta la sua casa e tutti i suoi seguaci, dice: vediamo chi tra te e me è il vero figliuolo di Dio. In pratica sta dicendo questo: e se si apre la terra e scendete vivi nel soggiorno nei morti, quindi si apre la terra e voi scendete. Quindi Mosè sapeva perfettamente che nel centro della terra vi era lo Sheol. Tutti gli ebrei lo sapevano, e infatti nel verso 33, poi successivamente nel medesimo capitolo, leggiamo che scesero vivi nel soggiorno dei morti. E la terra, dopo che scesero vivi, e la terra si richiuse su loro, ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Benedetto il nome del Signore. Eh già, gli ebrei hanno sempre saputo che lo Sheol, il soggiorno dei morti, si trova esattamente nel centro della terra. Ma non è tutto qui, ci sono molti altri passi, molti altri. La Bibbia parla molto di queste cose, perché è di vitale importanza per noi. Benedetto il nome del Signore. Purtroppo qui, in Italia almeno, se ne parla un po' pochino. Invece è importante parlare di queste cose, è importante parlare delle verità bibliche, perché lo Spirito Santo ci ha allargito la Bibbia, non per tenerla dentro un cassetto o magari dire di questo parlo e di quest'altro no.
Andate per tutto il mondo e annunciate l'Evangelo della verità. E anche l'Antico Testamento è importantissimo quanto il Nuovo. L'uno senza l'altro non esiste, assolutamente. Vogliamo leggere 1 Samuele 28:13. 1 Samuele 28:13, lo vado a cercare nella mia Bibbia. 1 Samuele 28:13, un'altra rivelazione. Benedetto il nome del Signore. Dice così la scrittura: il re le disse: non temere, ma che vedi? E la donna disse a Saul, qui è Saul che stava andò da una pitonessa, da una strega, diciamo, per invocare i morti, e disse: vedo un essere sovraumano. Benedetto il nome del Signore, in ebraico Elohim, che è anche un nome di Dio, Elohim, ma non indica solo quello, indica tante cose. In questo caso Elohim indica appunto soprannaturali, sovraumani, esseri potenti, in ebraico esseri forti. Benedetto il nome del Signore, però indica anche il nome di Dio, tipo la scrittura inizia con Bereshit bara Elohim, quindi nel principio creò Dio, Elohim è nome di Dio, ma non solo. In questo caso invece non indica il nome di Dio. Quindi vedo esseri sopraumano, un essere sopraumano che esce di sotto la terra. Eccolo qua. Già. Il re Saul aveva invocato una pitonessa, e io vi dico attenzione a consultare coloro che consultano, scusate il gioco di parole, i morti. Perché i morti non tornano in vita, i morti non possono essere consultati. Quando qualcuno consulta un morto tramite un veggente, una pitonessa, uno stregone, chiamalo come ti pare, quando quello che appare, perché ci sono manifestazioni e accadono cose, non sono i morti, non è tuo padre, tuo zio o chi tu voglia vedere, ma sono demoni. E non appaiono mai i morti. Attenzione chi fa queste cose, perché è molto pericoloso. Purtroppo per costoro c'è l'inferno se non si ravvedono. Ora però, attenzione, qui c'è un caso eccezionale, dove il Signore fece una eccezione. È un caso unico, è solamente un caso unico. Non pensare che a te sarà fatta la stessa cosa, no. Questo è un caso unico, guai a chi consulta i morti, benedetto il nome del Signore. E questo è proprio un comandamento, è scritto in tutta la Bibbia, infatti lui qui, da quando lui consultò questa pitonessa, e le cose gli furono ancora peggio, infatti qui gli darà il Signore la sua sentenza tramite Samuele e gli dirà: tu muori, e infatti morirà, altro che. Troppo lo aveva sopportato il Signore, e alla fine invece di consultare Dio consulta una pitonessa, uno stregone o una stregona, ma per cortesia. Ora però, in questa eccezione che fece il Signore, ma in questa eccezione la pagò cara, però, perché ricevette anche la sua condanna a morte. E dove andò? Dove andò? E lo sappiamo bene dove andò dopo la morte. E quindi gli appare Samuele, veramente Dio fece questa eccezione e lo fece salire a Samuele, e fece anche una profezia a Samuele. La cosa si compì alla lettera, dimostrando così che aveva ricevuto quella parola da parte di Dio. E da dove viene Samuele? Dal soggiorno dei morti, che si trovava, eccolo qui nel verso 13, che esce di sotto la terra. Benedetto è il nome del Signore. E lo ripete, benedetto è il nome del Signore, per la seconda volta ripete la stessa cosa. Quando la Bibbia ripete sempre le stesse cose, vuol dire sì, vero, certo. Nel verso 15 è scritto: Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato facendomi salire? Amici e fratelli, poniamo mente alla Sacra Scrittura, benedetto è il nome del Signore. E infine, proprio a coronare tutto, proprio a porre il suo sigillo, come dire: io sono Dio, adesso sigillo tutto, la mia parola, tutto, sigillo che è vero, che è sì e amen, il nostro Signore Gesù Cristo, in Matteo 12, lo vado a cercare, Matteo 12, benedetto il nome del Signore, Matteo 12 verso 40, benedetto è il nome del Signore,
Matteo 12, verso 40, leggiamo quanto segue. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti. Eh sì, dove è stato il nostro Signore Gesù quei 3 giorni, quelle 3 notti, quando morì, dopo essere stato crocifisso? Egli è sceso nello Sheol per togliere le chiavi degli inferi a Satana. E entrò non nell'inferno, ma nel seno di Abramo, che all'epoca si trovava insieme all'inferno nel centro della terra, ed erano attaccati, anche se separati da una voragine, come appunto ci ha rivelato lo stesso Signore in Luca 16. E lui, entrando qui in questo posto, che cosa fece dopo i 3 giorni? Quando lui risuscita, se li porta tutti quanti via, quelli del seno di Abramo che erano salvati e non erano sotto i tormenti, come ben specificato in Luca 16:19, che non è venuto il Signore, lo ripetiamo, a raccontarci una storiella, ma egli è chiamato la verità ed è venuto a raccontarci le cose vere che accadono nell'aldilà. Ed è stato lì che, quando lui è risuscitato, si è portato via, quindi togliendo dal centro della terra questo luogo, se l'è portato su nel cielo. Benedetto è il nome del Signore. E adesso l'inferno si trova da solo nel centro della terra. Benedetto è il nome del Signore. E abbiamo detto prima che ne avremmo parlato, e adesso appunto parleremo del perché l'inferno si trova nel centro della terra. Ma la risposta è molto logica. Sì, è molto semplice. Io ringrazio Dio che mi ha illuminato in questo, ma è molto chiaro. Dopo che il Signore ci illumina, tutto il quadro si chiude. Benedetto è il nome del Signore. Ora, l'inferno si trova nel centro della terra perché tu non hai amato il cielo, perché tu non hai amato Dio, perché tu non hai amato il dono di Dio, Gesù Cristo, la cosa più preziosa che lui aveva, perché tu non hai amato il regno di Dio e la sua giustizia. Anzi, poiché tu hai amato la terra, hai amato le cose della terra e hai amato questo mondo, e in questo mondo tu resterai, e sì, ma non solo vi rimarrai, ma vi penetrerai nel più profondo delle sue entragne, delle sue viscere, nelle sue profondità. Non credi all'inferno, vero? Magari stai anche ridendo. Ciò significa che non credi neanche all'Evangelo, e di conseguenza neanche a Gesù, perché Gesù ha parlato più dell'inferno e delle pene eterne che del paradiso. Ora, qualcuno disse, e lo ripeto, se non credi all'inferno, quando vi arriverai, vi crederai, perché coloro che sono all'inferno sono tutti credenti. Ma troppo tardi. Quanti anni hai? Salmo 90:10 dice 70-80 anni vive l'uomo. Quanti ne hai? Quanti te ne sono rimasti per arrivare a 70-80 anni? Benedetto è il nome del Signore. Oggi è il giorno della salvezza. L'uomo è come un'ombra, appare e scompare come un fiore. Benedetto è il nome del Signore, dice Isaia. Sì, è un attimo. Ora, col fuoco di questo mondo ci possiamo anche giocare, molti ci giocano, ma con quello dell'inferno non ci si gioca. Non essere attaccato a ciò che è effimero, a ciò che è terreno, a ciò che passa con molta velocità, tanto più che il peccato ti sta ingannando e ti sta facendo credere che domani mattina ti alzerai. Io ti auguro che tu ti alzi domani e per altri 100 anni, ma purtroppo nessuno può mettere la mano sul fuoco, usiamo questo termine visto che siamo in materia di fuochi, nessuno può dire domani io mi alzerò. Ma possiamo dire domani farò e andrò e dirò, se Dio vuole, benedetto egli sia. Oggi accettiamo la salvezza, perché dire lo farò quando sarò sul punto di morte, quando sarò vecchio, farò lo scongiuro, farò questo, farò quell'altro, significa mai. Eh sì, e ancora oggi gli ebrei ortodossi credono e predicano che lo Sheol si trova nel centro della terra. E lo Sheol non è il Keber. E qui bisogna fare un po' di gioco di parole, scusatemi, un po' di ebraico ci vuole, perché alcuni dicono, come scritto in Ecclesiaste 9:4-5, ma poi dopo la morte non c'è più niente,
E questo è scritto un po' in tutto Ecclesiaste 9, dal verso 4, il verso 5, il verso 10, no? Che praticamente quando finisce, che arriva la morte, ormai cosa vi è più per i viventi? Tutto finisce, tutto cessa, non c'è più niente. Ma certo, differenzia le cose materiali dalle cose spirituali. Lì sta parlando non dell'anima, ma del corpo. E non sta parlando dello Sheol, ma del Keber, o Menemignon in greco, Keber è tomba. Menemignon è sempre tomba, ma in greco. Keber è tomba, ma in ebraico. Mentre invece Sheol è soggiorno dei morti in ebraico. E Hades è sempre soggiorno dei morti, ma in greco. Impariamo a distinguere nell'originale queste due parole. Il Keber, che parla Ecclesiaste 9, prende il corpo materiale. E quando il corpo cessa, esso finisce. E è in attesa della risurrezione, come scritto in Prima Corinti 15. Leggete tutto Prima Corinti 15, o i passi della risurrezione che si trovano in Prima e Seconda Tessalonicesi. Benedetto il nome del corpo, benedetto il nome del Signore. E quindi qui il corpo finisce, cessa, basta, fine, non ha più nulla a che fare con i viventi. Non fa più niente, dorme, si riposa, cessa, diventa cenere, diventa polvere. Benedetto il nome del Signore. Ecco la differenza tra il Keber e lo Sheol. Mentre invece dalle altre parti, quando parla del soggiorno dei morti, non parla di Keber, ma parla di Sheol. Parla di Sheol, di soggiorno dei morti. E allora il corpo va sotto la terra, cessa, si riposa, in attesa della risurrezione, non farà più nulla. Non c'è più niente, ma l'anima sa, l'anima va e continua a sentire, a udire, a essere, benedetto il nome del Signore, e sente più di prima, e vede più di prima, e allora continua la sua vita. E allora l'anima che scende nell'inferno, quell'altro che si va a riposare, o l'anima che sale su nel terzo cielo, altro che si va a riposare, quello è il corpo che si va a riposare. Impariamo a leggere tutte quante le scritture, benedetto il nome del Signore. Altrimenti Gesù in Luca 16 che ci è venuto a raccontare una storiella o una bugia? Ma vi pare che Gesù mente, che Gesù non racconta la verità? Gesù stesso ha detto che dopo la morte si continua a esistere e la parola di Gesù non può essere annullata. E se leggete l'originale, Ecclesiaste 9 non parla di Sheol ma parla di Keber, cosa che non c'entra niente con lo Sheol. Ripeto, in continuazione, Keber, Menemignon, tomba, Sheol, Hades, soggiorno dei morti. Benedetto il nome del Signore. Amen. E vogliamo concludere con il nostro appunto passaggio di Luca 16. Appunto è Gesù che parla. Abbiamo appunto ribadito che non è una favola, che Gesù non ci ha detto: sai, le cose più o meno stanno così, però sai, forse mi sono sbagliato. No, io mi sbaglio, tutti sbagli, noi sbagliamo, possiamo sbagliare. Gesù non sbaglia, Dio non sbaglia. Dio sa quello che dice ed è vero e verità. E ci parla di un uomo che era vestito di porpora, di bisso. Ora la tradizione vuole attribuire che fosse un fariseo, ma comunque qualcun altro ha pensato anche no, ma magari era solo un uomo ricco. E quindi era un uomo dignitoso, un uomo distinto, non dice che fosse un ubriacone, al contrario. Benedetto il nome del Signore. Dice che godeva splendidamente, giorno dopo giorno. Benedetto il nome del Signore. Come quelli che godono tutti i giorni, facendo sempre feste su feste su feste. È scritto che ogni giorno godeva splendidamente, lusso, spendere soldi, vivere in maniera avida. Questo ci racconta la scrittura in poche righe. Benedetto il nome del Signore. E vi era fuori un uomo che bramava l'immondizia di casa sua. Ecco qui qualcuno dirà: come l'immondizia? Ma da dove, che fai? Da dove tiri fuori questa parola, fratello Alessio? L'immondizia non si trova nel passo. Per cortesia, non forzare il passo. E invece si trova. C'è scritto proprio immondizia. Benedetto
Benedetto il nome del Signore. Impariamo a interpretare la scrittura. Nel verso 21 leggiamo che Lazzaro bramava le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Ora, le briciole che cadono dalla tavola del ricco, esse si colgono con una scopa e una paletta, si gettano in una busta insieme a altra mondizia e tutto si getterà appunto al bidone della spazzatura. Quella è l'immondizia che bramava Lazzaro. Pensate, non voleva neanche quello che si trovava sulla tavola, gli bastava quella briciola che cadeva a terra, che altro non sarebbe diventata che spazzatura, immondizia. Pensate, e quest'uomo non gliene diede. Ai ai ai. Il male di quest'uomo non era essere ricco, ma disinteressarsi di tutto e di tutti. Essi era idolatra dei propri possedimenti, delle proprie godurie. Egli pensava solo a banchettare, a divertirsi, a godere splendidamente, invitare gente e farsi vedere quanti soldi aveva e quanto bene stava. Eh sì. Ora, in tutto questo c'erano dei cani che leccavano il povero Lazzaro. Ora, questo dimostra che Lazzaro non si poteva muovere, perché non troviamo scritto che egli glielo impediva, quindi vuol dire che stava veramente male. E questo dimostra anche che se non si poteva muovere veniva anche portato. Ecco qui un altro insegnamento: quando non puoi fare del bene con le tue elemosina perché non ne hai, hai sempre la tua manualità da offrire al Signore. Questo vale per tutti noi. Benedetto il nome del Signore. Ognuno di noi può fare qualcosa nell'opera di Dio. Questi cani lo leccavano provocandogli più dolore, quindi non facevano altro che aggravare la sua situazione. E in tutto questo abbiamo i servitori di questo uomo ricco. Chissà, probabilmente i cani appartenevano all'uomo ricco, possiamo immaginarlo, è un'opzione. E questi servi si dimostrarono malvagi come il loro padrone. Infatti, qualora così, essi non impedivano ai cani di leccargli le ulcere e fargli così del male, anzi ne rimanevano incuranti. Ora, i cani, magari facendogli male, si rivelarono tutto sommato migliori del loro padrone, perché essi non erano consapevoli del dolore che gli apportavano a questo mendicante, e quindi essi invece pensavano che leccandolo gli avessero creato sollievo. E in questo i cani si sono dimostrati migliori del loro padrone. Già, molte volte gli animali sono migliori degli esseri umani, nonostante essi non abbiano l'intelletto che abbiamo noi, eppure ci insegnano molto. Benedetto il nome del Signore. Ora, benedetto il nome del Signore, quest'uomo si prendeva cura, qualora i cani fossero stati suoi, dei propri cani con grande attenzione, sfamandoli attentamente, e non si prendeva cura del suo prossimo. Che grande tristezza! Ancora oggi quante persone accudiscono gli animali, si danno molto da fare e non si danno altrettanto da fare per le persone. Con questo non voglio dire che non dobbiamo aiutare gli animali o dobbiamo maltrattarli. Assolutamente, la scrittura condanna chiunque maltratti un animale. Non si può maltrattare un animale perché è creazione di Dio. E poi lo spirito stesso ti sgriderebbe dentro di te. Io se per caso farei del male mentre guido, passerei su un animale e io inconsapevolmente, senza che io me ne rendessi conto, mi sentirei malissimo, proprio perché lo spirito ti si ritorcina dentro. Non è possibile uno che è nato di nuovo che faccia del male a un essere, sia un animale tanto più un uomo. E quindi, così come non dobbiamo amare gli animali, perché dobbiamo amare e rispettare la creazione di Dio, tanto più dobbiamo amare la creazione più splendida di Dio, che sono le persone, gli esseri umani. Benedetto il nome del Signore. E Lazzaro morì, ed è scritto che fu portato. E da chi fu portato? Dagli angeli. Verso 22.
E morì anche Enrico, ma non leggiamo che fu portato. Ai ai ai. Ora nell'inferno divenne un credente. Eh sì, lì sono tutti credenti, come abbiamo detto prima. E disse: Padre Abramo, fai che Lazzaro venga, insomma, intinga il suo dito e bagni la mia lingua con un po' di acqua. Come dire, dammi una goccia d'acqua. Una goccia d'acqua. Ora, come egli negò una briciola ad Abramo, nell'inferno gli verrà negata una goccia d'acqua, ma questo per l'eternità. Ora c'era una voragine tra loro che li divideva. Ora però tu che ascolti e vivi in questo mondo, sappi che oggi fra te e la salvezza non c'è nessuna voragine. È un attimo. Ti faccio una domanda. Quanto vale per te un secondo? Un secondo. Quanto vale per te? Forse ti metterai a ridere. Bene. Sappi che sulla terra un secondo non vale niente, ma nell'inferno un secondo è tutto. Sai? Un secondo nell'inferno è la cosa più preziosa che potesse esistere, perché per accettare Cristo come personale salvatore ed entrare nella salvezza eterna e non morire mai e non andare all'inferno ci vuole un secondo. Benedetto il nome del Signore. Pertanto, a tu che ascolti, ti voglio dire che Gesù è venuto sulla terra per liberarci dall'inferno e di conseguenza darci una nuova vita e portarci da Lui. Oggi hai molti secondi. Oggi, se odi questo messaggio, non indurare il tuo cuore, perché Cristo ti ama. E a Dio sol savio vada tutta la lode, la gloria e l'onore da ora in eterno. Amen.